Buongiorno a tutti, cari amici di Blue Rating. Oggi parliamo di inflazione e le conseguenze che l'inflazione può avere sui mercati finanziari. Vado a presentarvi l'ospite che è qui con noi, Riccardo Volpi, fund manager di Faros. Grazie, dottor Volpi, per essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti, grazie mille. Ecco, come dicevo, parliamo di inflazione. Oggi si parla molto del rischio di un aumento generalizzato dei prezzi, non soltanto in Europa, ma soprattutto negli Stati Uniti. E allora le chiediamo innanzitutto quanto è concreto questo rischio a suo avviso e quali sono le conseguenze sui mercati finanziari, conseguenze potenziali naturalmente. Beh, innanzitutto questo è un tema che ci accompagnerà per i prossimi mesi e questo tema sarà caratterizzato da una forte incertezza sui dati dell'inflazione. Quindi, come abbiamo visto nei mesi scorsi, il grande punto è che i dati attesi dalle banche centrali possono essere diversi dai dati effettivi. Quindi si crea una certa incertezza sui dati attesi. Questa incertezza dai mercati si va a trasformare in un aumento della volatilità. Quindi nei prossimi mesi ci aspettiamo un aumento di volatilità derivante da questo tema. Tornando però alla domanda, il punto fondamentale è capire se questa incertezza si può trasformare in un rischio più grave. E per rispondere a questa domanda è fondamentale evidenziare come siamo in un nuovo framework di politica monetaria, un framework nel quale le banche centrali collaborano a stretto contatto con chi? Con gli stati. E quindi questa nuova concezione di politica monetaria, secondo noi, è da tenere monitorata soprattutto in un aspetto, cioè nella riduzione di questi aiuti sia fiscali che monetari. Quindi, fondamentalmente, se nei prossimi mesi riusciranno piano piano a ridurre gli aiuti monetari, aiuti fiscali, come sta uscendo dalle ultime parole delle banche centrali, allora il rischio di incertezza sull'inflazione rimarrà un rischio di incertezza e non si tramuterà in un rischio invece più grave, un rischio di aumentare le aspettative degli investitori. Quindi, secondo noi, per ora avremo incertezza e poi piano piano i segnali sono di riduzione di questi aiuti che permetteranno a non trasformare queste incertezze in un rischio più grave. Quindi siamo positivi su questo aspetto. Ecco, allora abbiamo parlato di incertezza e volatilità come due fattori che condizionano un po' l'andamento dei mercati finanziari. Quali sono, a suo avviso, le strategie di difesa del portafoglio di fronte a questo scenario che abbiamo all'orizzonte? Le strategie di difesa sono creare un portafoglio equilibrato e diversificato, che deve mantenere al proprio centro l'azionario. Quindi l'azionario rimane la fonte di creazione di valore in questo scenario. Azionario con la percentuale corretta sulla base del profilo di rischio, però noi riteniamo che almeno un 30% di azionario sia fondamentale. Azionario basato su una determinata tipi di aziende che sono le aziende con vantaggio competitivo e pricing power, quelle che meglio riescono a reagire a questi periodi. C'è anche da dire che il portafoglio può essere arricchito di asset class che fanno molto bene nei periodi di inflazione, che sono le asset class più industriali e le commodity. Quindi avere una parte non preponderante del portafoglio su queste asset class è secondo noi interessante. C'è da dire però di non farsi prendere dal momento e non seguire il mercato, quindi avere una parte fondamentale sull'equilibrio e la diversificazione dell'azionario, tenendo una piccola parte anche di commodity per non rischiare che se questo scenario di inflazione non dovesse andare poi a definirsi, allora si potrebbe creare una forte volatilità sul portafoglio, quindi una forte correzione di queste asset class. Quindi equilibrio, diversificazione e azionario al centro dell'allocazione. Ecco, lei ha parlato di azionario e di aziende che hanno maggiore potenzialità di beneficiare di questo scenario anche per la loro posizione competitiva favorevole. Possiamo approfondire un po' questo aspetto? Quali caratteristiche in particolare devono avere queste aziende? E poi magari vedremo come si fa a selezionarle e individuarle. Le aziende con vantaggio competitivo sono le aziende che si possono permettere essenzialmente di alzare i prezzi e scaricare sul consumatore finale un aumento dell'inflazione. Quindi sono aziende cosiddette con in inglese il moat, cioè il vantaggio competitivo. Questo vantaggio competitivo e queste aziende sono presenti un po' in tutti i settori. Quindi
Quindi non c'è un settore che è più con aziende con più vantaggio o meno vantaggio. C'è da dire che però alcuni settori, come gli staples, quindi beni durevoli, in alcuni momenti possono soffrire un po' di più, perché, per esempio, se salgono il livello dei prezzi e aumentare il prezzo dello yogurt è più difficile, cioè il consumatore può sostituire questo bene. Quindi attenzione ai beni che sono facilmente sostituibili. Altri settori, soprattutto all'interno degli healthcare, come il settore dei medical device, è un settore invece molto interessante in questi momenti. Perché? Perché il cliente medio delle aziende di medical device è il medico, è il dottore. Il dottore, quando sceglie determinati prodotti, per esempio alcune protesi, tende a utilizzarle per 10-20 anni e quindi un aumento dei prezzi in questo settore alla fine può essere scaricato su una domanda fortemente rigida che caratterizza i dottori. Quindi, secondo noi, su alcuni settori ci sono più aziende interessanti. Oppure il settore del lusso, un altro settore che in questi momenti non soffre, anzi fa molto bene. Quindi alcuni settori meglio di altri, però concentrarsi fortemente su queste aziende che riescono a scaricare i prezzi. Ecco, abbiamo parlato delle caratteristiche di queste aziende, mettendosi nei panni degli investitori e anche di un gestore, quali sono poi i criteri che devono essere seguiti per selezionarle e anche quali sono i criteri che utilizzate voi come gestori per individuarle? Assolutamente, direi che ci sono due parti. C'è la parte di bilancio dove ev si evidenziano le aziende con vantaggio competitivo per alcuni aspetti e poi ci sono le cose che si vedono fuori dal bilancio. Partendo dal bilancio, queste aziende sono caratterizzate da crescite stabili, quindi si vede guardando i numeri che ci sono delle crescite che si vanno negli anni a mantenersi, 10-15 anni di crescite, anche piccole ma crescite. Poi andiamo a vedere i margini, ci sono aziende che tante volte hanno margini superiori ai competitor, quindi l'EBITDA margin, si notano alcune cose che vanno poi a rimanere nel tempo. Per non parlare della profittabilità, quando andiamo a vedere gli indicatori di ROE, di ROCE, si vede che queste aziende rispetto al mercato tendono ad avere numeri molto superiori. Quindi questi sono sicuramente dei numeri di bilancio che bisogna monitorare nel tempo e rispetto ai competitor. E poi ci sono gli aspetti non legati al bilancio, per esempio gli intangibili. Se andiamo per esempio a vedere i numeri di Nike di settimana scorsa, notiamo che è stata una reporting season eccezionale, perché Nike è riuscita a cambiare il modo con il quale si affronta il tema della corsa. Prima la corsa semmai era solo per gli atleti, adesso tutti possono correre e la campagna pubblicitaria di Nike è stata proprio sul tema che tutti possono correre, tutti devono e possono utilizzare i prodotti Nike per correre. Oppure un altro tema, un altro aspetto che si fa fatica a trovare nel bilancio è l'ecosistema che alcuni prodotti riescono a creare. Prendiamo per esempio il gestionale del Customer Relationship Management di Salesforce. Quindi per gestire le relazioni con i clienti, Salesforce ha creato un ecosistema che ormai tutti utilizzano questo prodotto. Quindi si crea una sorta di leadership nel proprio mercato di appartenenza. Un altro aspetto che non si vede nel bilancio è anche la trasformazione delle società. Prendiamo per esempio Microsoft, che fino a 10 anni fa aveva il sistema operativo all'interno delle principali fonti di revenue. Attualmente invece è diventata una società che fa cloud, quindi è riuscita a trasformare. Quindi valori di bilancio da guardare e valori non di bilancio. E questi, secondo noi, sono gli elementi fondamentali che riescono a creare delle aziende e trovare aziende con vantaggi competitivi che poi alla fine è necessario trovare aziende che possano mantenere questo vantaggio competitivo. Perché la grossa domanda è quanto potrà durare questo vantaggio competitivo. E in un mondo focalizzato e incentrato sulla tecnologia, questa è probabilmente la domanda cruciale, cioè riuscire a mantenere un vantaggio competitivo. Bene, vantaggio competitivo, quindi vantaggio strategico e fondamentali di bilancio, questo è un po' un binomio che ha individuato il nostro ospite, ve lo ricordo, lo ringraziamo per essere stato con noi, Riccardo Volpi, Fund Manager di Farus SICAV. Grazie, dottor Volpi. Grazie a voi, grazie mille, buona giornata. Buona giornata.